Alfio Caruso, inviato speciale del giornale Nuovo e nostro collaboratore, era allo stadio. C'è qualcosa che non si è detto sui fatti di Bruxelles? Ma io credo che soprattutto non sia stata raccontata l'ottusità dei belgi. I primi ad accorgersi di quello che stava succedendo su quella micidiale tribuna, credo che siamo stati noi in tribuna stampa che avevamo un po' gli occhi fissi là, perché così, se vuole per mestiere, se vuole per abitudine, non ci si fida mai dei tifosi inglesi. E dopo il terzo assalto dei tifosi, ma non, il termine mi sembra ingiusto, chiamiamoli con i loro nomi, di questi teppisti. Alcuni sono andati a vedere quello che era successo e sono tornati molto allarmati dicendo che c'erano gente per terra, gente che urlava, alcuni che non davano segno di vita. Noi eravamo proprio sopra la tribuna d'onore e siamo stati noi a confermare a quelli che erano sotto i primi sospetti. È stata subito convocata una sorta di riunione di urgenza. Le autorità belghe, il sindaco, il presidente della federazione belga, il presidente dell'UEFA, hanno preso Sordillo, Matarese, Baretti e Nicolazzi e De Michelis, i due ministri che erano lì da spettatore, e si sono chiusi in una stanzetta per decidere il da farsi. A quello che sappiamo noi, fra i più decisi, fra i più fermi nel chiedere l'intervento della polizia è stato De Michelis, che ha avuto un durissimo contrasto con il borgomastro di Bruxelles, al punto che al termine di questo contrasto, se vogliamo nel momento più caldo, il borgomastro ha chiamato due poliziotti per fare arrestare De Michelis. A quel punto c'è stata una sorta di insurrezione da parte di Sordillo e degli altri, so che sono intervenuti anche i dirigenti dell'UEFA per riportare la calma, e tutto perché i belgi non si volevano decidere a chiamare rinforzi di polizia, a fare soprattutto entrare i poliziotti, al di là di quel drappello di cavalleggeri che c'era sul campo, dentro lo stadio. Una volta che, diciamo, era stato ristabilito l'ordine e cominciava purtroppo la triste conta dei morti, è venuto a galla il problema se giocare o non giocare. La Juventus, con Boniperti in testa, spalleggiati da Sordillo, non volevano saperne di giocare. Intanto da Mosca chiamava Craxi, la notizia credo che sia arrivata attraverso Baretti. Craxi non riusciva a Ma mettersi in chi è contatto. sto Baretti? Ah, le chiedo scusa, il direttore generale della Lega. Craxi non riusciva a mettersi in contatto con lo stadio, cercava Cararo, non sapeva però che Cararo, il presidente del CONI, era rimasto bloccato con Agnelli e Kissinger all'ingresso e questo corteo di auto che portava diciamo, la comitiva di Agnelli era stato fatto tornare indietro, era stato riportato all'aeroporto, infatti non hanno visto la partita. Decidono allora da questa saletta di uscire per chiamare Mosca e mettersi d'accordo con Craxi sul da farsi. Scoprono che non si riesce a chiamare, che le linee telefoniche sono interrotte, cioè allo stadio Eisel ieri sera si ricevevano soltanto le telefonate, per lunghe ore non si riusciva a chiamare l'esterno. Sono ritornati dentro e a quel punto i belgi soprattutto hanno fatto presente che non avevano le forze di polizia necessarie per far evacuare lo stadio, che quindi o si giocava o si andava incontro a una possibile addirittura carneficina superiore perché c'erano gli uomini per portare fuori i tifosi che ormai erano molto eccitati. Ed è stato questo ragionamento che ha convinto il presidente della Federcalcio Sordillo, lo stesso Boniperti, De Michelis e gli altri ad accettare questa partita. Sordillo l'unica cosa che è riuscito a ottenere è stata di cominciare la partita solo dopo che le prime, diciamo, truppe, chiamiamole così, dell'esercito belga, avessero preso posto tra il campo e le tribune in modo da poter controllare la situazione. E infatti si spiega l'ora e mezza di ritardo, non solo, ma per cercare di tenere calmi gli animi se ci fossero stati dei contrasti, è stato studiato anche quel piccolo, così, se vogliamo, marchingegno messo in scena dell'annuncio dato da Scirea, che ha detto in italiano: guardate che la partita, giochiamo soltanto per tenere buoni gli animi, non vale nulla. Invece no, la partita già si sapeva che valeva. Ma per almeno mezz'ora non si è saputo se quella partita era un'amichevole oppure era una partita vera. Gli stessi giocatori inglesi hanno appreso, nella stragrande maggioranza, dagli juventini sul campo dei morti, perché addirittura i loro dirigenti non avevano detto loro quello che era successo, non avevano raccontato di questi morti che purtroppo da circa un'ora giacevano fuori dallo stadio. Grazie. Cesare Medina, milanese assicuratore, decide di andare a vedere per la prima volta nella sua vita una grande squadra italiana all'estero. Non è fortunato e sceglie Juventus-Liverpool. Signor Medina, vuole raccontare la sua esperienza? Cosa le è successo e che cosa ha visto?
Non saprei dire cosa ho visto, perché ho visto di tutto. È la prima volta che vado a vedere una partita internazionale della Juventus, sono tifoso juventino da anni. Mi piaceva l'idea di andare a Bruxelles e vedere Bruges. La giornata precedente è stata stupenda, anche se già si vedevano le orde che si possono definire unicamente barbariche degli inglesi. Anche se la sera precedente c'era stata una piccola scaramuccia tra gli inglesi e la polizia, che era intervenuta quasi praticamente senza neppure essere stata chiamata, l'aveva randellati pesantemente. Quindi tutto sommato ci siamo avvicinati alla partita con animo direi sereno. Le affermazioni di uno di quegli inglesi che da parte degli italiani siano stati fatti gesti inconsulti o gettati spranghe, sassi, è una delle più grosse menzogne che abbia mai sentito, probabilmente anche perché si aveva paura. Perché si era vicino a questa maledetta sezione Z, era vicina agli inglesi e quindi nessuno poteva permettersi di avere il coraggio di avvicinarsi. Cosa è successo? È successo semplicemente che gli inglesi hanno sfondato dall'unica entrata dove si entrava noi italiani, che era il settore Z, cercando di scavalcare onestamente e di portarsi verso la parte degli inglesi. Fatto sta che questa meschina grata, che è una grata da pollaio, nessun altro termine più appropriato secondo me, è venuta giù. I più facinorosi degli inglesi, armati di sbranghe, di coltelli e di qualsiasi genere di arma che potevano avere. Loro avevano gli zaini pieni di lattine di birra, di pistole che sparavano razzi ad altezza d'uomo, hanno cominciato due o tre volte a sparare. Si è creata una frattura di circa 10 metri tra la teorica barriera e gli italiani. Hanno cominciato a saltare a modo di indiani metropolitani, di guerriglia bellica proprio, tipo Vietnam, tipo, non lo so, tipo robe belliche. E ogni volta gli italiani, per timore, evidentemente anche per mancanza di coraggio, rinculavano. Rinculando sempre di più, evidentemente lo spazio mancava perché nessuno di noi poteva avere le ali. C'era solamente un muro o il campo sottostante, che tra l'altro era protetto da questi cretini di 8 o 9 poliziotti che impedivano agli italiani di scavalcare e di finire nel campo dell'atletica. Io so solo che hanno provato una volta, due volte, tre volte, la terza volta mi sento travolto completamente, ho perso una scarpa, sono finito sotto le persone, non riuscivo a respirare, mi sono messo la mano qui davanti al petto sperando di riuscire a creare uno spazio per poter respirare un pochettino di più, mi sono trovato travolto, ho pensato a mia moglie e a mio figlio, ho perso letteralmente conoscenza, dopo non so se un minuto, due, cinque, 20 secondi, non ho la minima idea di cosa ho sentito, delle voci che dicevano si muove una gamba, il meuble jambe. Evidentemente erano le mie, mi sono mosso e sentivo che il peso sulla mia schiena si alleggeriva continuamente, non so se onestamente le persone che venivano levate fossero vive o morte. Quando mi sono trovato senza nessuno sopra, mi sono alzato, le due persone che erano sopra di me erano morte. Mi sono voltato perché ero andato con un amico carissimo con cui andiamo in giro, ma non certo a fare atti vandalici, non lo trovavo perché era davanti e invece era alle mie spalle e girava anche lui come un automa. Ho guardato l'orologio, erano passati dalle 7:21 alle 7:43. Grazie. Giovanni Trapattoni, 46 anni, è l'allenatore della Juventus ed è quello che ha vinto più scudetti. Questa è la sua versione, vista dagli spogliatoi, si direbbe mai vista in me, soprattutto dalla panchina, sul campo. Signor Trapattoni, forse uno dei giorni più importanti della sua vita ha due aspetti profondamente contrastanti, una grande gioia e una grande costernazione. Qual è il sentimento che predomina nel suo animo? Buonasera Biagi, credo senza dubbio che prevalga il secondo. Purtroppo la gioia già da ieri sera non è stata così grande come avrebbe dovuto esserlo una partita di calcio, una finale di Coppa dei Campioni. Siamo tutti ancora molto costernati da questo fatto. Abbiamo portato a casa la Coppa dei Campioni, però per la verità non abbiamo potuto assaporare ancora niente di tutto questo. Quando ha mandato i giocatori in campo, che cosa gli ha detto? Li ho pregati di mantenere una lucidità, un comportamento razionale, intelligente, perché non conoscevamo ancora quale poteva essere il comportamento del pubblico, quindi li avevo responsabilizzati al massimo su quello che poteva essere una partita di calcio, ma soprattutto il loro comportamento corretto. L'eccesso di tifo, chiamiamolo così, non è un male diffuso? Mi spiego. Ogni tanto nei nostri stadi appaiono dei cartelli, gli ultra D,
gli ultra di quest'altra parte e poi bandiere contesche e cose del genere, a lei non danno un lieve senso di ribrezzo? Poi a me neanche tanto lieve, o certamente di fastidio? Sì, direi forse in questo momento non riesco a trovare l'aggettivo a quanto sta dicendo lei. E noi siamo pienamente consapevoli di questi striscioni, di questi fatti, di questi giovinastri che si accumulano in questi club o in questi gruppi. E cerchiamo appunto di fare opera di convinzione e di educazione verso i capi di questa tifoseria. E a volte conosciamo anche i loro presidenti, diciamo che inevitabilmente questa gente va educata e deve partire da loro, perché noi cerchiamo di fare il massimo, ma purtroppo siamo quelli che poi vanno in campo. Senta, lei era favorevole a giocare quella partita oppure no? Dunque devo dire che in cuor nostro era prevalso in quel momento il senso di non giocarla per rispetto appunto di queste vittime. Ci siamo dovuti attenere, diciamo disciplinatamente, a quello che è stato l'invito e la scelta dell'UEFA, dei dirigenti UEFA, anche perché inevitabilmente, ragionando un secondo in cuor nostro, anche nello spogliatoio, ci siamo detti: se la partita non si fa, cosa succede evacuando lo stadio? Quindi abbiamo solo rammentato, o solo pregato i ragazzi di avere un comportamento più che corretto, esemplare, perché forse era l'unico modo per uscire nella forma migliore da questa situazione. Un gol in quella situazione come lo si vive? Come si partecipa? Ma io devo dire che sinceramente forse fra qualche tempo rimarrà il risultato e non so, rimarrà anche questo amaro ricordo, però devo dire che non ho gioito, ho avuto al termine della partita un momento di felicità, ho abbracciato i giocatori per la prestazione che hanno fatto, però sinceramente sul gol non ho avuto le solite espressioni che generalmente ho quando avviene un gol che porta la vittoria. Grazie. Liverpool, la città resa famosa dai Beatles, si sveglia stamattina con un senso di angoscia e anche di colpa. Un piccolo uomo, non identificato, alza una bandiera, ma a mezz'asta.